Andiamo a spasso per San Benedetto col mio cane e non è possibile camminare. Guardate un po' questi marciapiedi. C'è chi dice che è condominiale, c'è chi dice che è comunale e non c'è modo, non c'è modo. Ci troviamo vicino al comune di San Benedetto. Non è che stiamo parlando che siamo su in cima a una montagna, stiamo guardando che stiamo di fronte alla banca. Ecco qua. Guardate i marciapiedi, uno deve stare attento, soprattutto la sera, se non guardi per terra è uno scandalo. È uno scandalo, guardate un po'. Eccolo. Allora, il condominio dice che loro non ci pensano, così ho sentito chi ci abita. Il comune non so se è una cosa comunale. Signor Sindaco di San Benedetto. È di fronte a casa sua, eh? Lei gestisce questa città. Non può intervenire un attimino e fa che noi possiamo. Guardate i pavimenti, sono tutti scoppiati. Guardate, è uno scandalo. Siamo di fronte. Ecco, e questo è il nostro comune. Io sto riprendendo perché è uno scandalo. Anche questa palma, non è ora che la leviamo, fa proprio veramente letteralmente schifo. Mi rivolgo a lei, signor sindaco. Lei è il primo cittadino. Quando è ora di votazioni siete tutti bravi a promettere, però vediamo poco. Io sono una che chiacchiera. Se vuole le faccio anche nome e cognome perché non ho niente da perdere. Però sinceramente paghiamo le tasse, paghiamo spazzatura, paghiamo giardinieri, paghiamo per i bidoni, sempre tutti sporchi, fracidi. Ecco, questo è di fronte alla sua casa, signor sindaco. Ecco, qui è la rotatoria e io le sto parlando. I giardini fanno prettamente schifo. Questi giardinieri sono pagati a buffa, io non gli darei neanche un centesimo il giorno 27, sinceramente, perché non fanno proprio niente. È uno scandalo. Questo è uno schifo, ecco qua. Dopo di questo non c'è più niente da dire. Aspetto solo che intervenite.